Roberta Giallo al May 2022 è praticamente un tuo ritorno a casa. Guarda, ormai Faenza e il May sono casa mia davvero. È da molti anni che è nato questo nostro sodalizio, questa nostra amicizia, e quindi per me è sempre un piacere tornare. È sempre più impegnativo, però torno a casa sempre a casa, l'altra casa, sempre molto felice. Quest'anno hai aperto tu l'edizione in maniera, possiamo dire, sia metaforica e reale, oggettiva, perché oltre alla conduzione dell'Onda Rosa indipendente, l'omaggio a Lucio Dalla è di fatto stato l'evento d'apertura di questa edizione. E cosa c'è di tuo in questo omaggio? Ma io credo che se avessi chiesto a Lucio, Lucio, come vuoi che io faccia un omaggio per te? Lui mi avrebbe detto vai, cioè nel senso, quindi io credo che Lucio sia inimitabile, insostituibile, immortale, grazie alla sua arte, e quindi il modo che per me penso sia il migliore, il più giusto di omaggiarlo è essere me stessa attraverso le sue canzoni. C'è tanto di Lucio che ci appartiene ed credo che sia anche per questo che nonostante le sue canzoni siano molto fantasiose e sue, però tutti noi riusciamo a ritrovarci qualcosa di nostro. Quindi io prendo le sue canzoni e le vivo a modo mio e le restituisco al pubblico alla mia maniera. Poi io ho anche conosciuto e frequentato Lucio, quindi ho apprezzato nel tempo la sua ironia, la sua irriverenza. Ma anche quell'aura di quasi di sacralità che lo avvolgeva. Quindi cerco di restituire il mio ricordo di lui, ma anche il mio modo di sentire le sue canzoni. In questo modo lo trasmetti sul palco in maniera davvero particolare. Possiamo definirti un animale da palcoscenico. Beh, sicuramente. Io penso che scherzando dico il mio pony di battaglia quando canto una mia canzone. E sì, siamo un po' degli animali. Poi Lucio citava spesso i cani nelle sue canzoni. Gli animali erano molto importanti anche per Lucio e lo sono anche per me. E sono fonte di ispirazione anche loro, perché poi hanno dei sentimenti, delle emozioni. Quindi grazie. Animale palcoscenico mi piace molto. Hai citato le tue canzoni e una tua canzone è uscita proprio pochissimo tempo fa, no? Il tuo ultimo Sì, singolo. Ce lo vuoi guarda, vedi. raccontare? Allora, io canto l'estate. È una canzone che in realtà avevo scritto un po' di tempo fa, ma ho sentito che adesso era il momento giusto per farlo uscire. Io canto ovviamente un'estate metaforica, tant'è vero che questa canzone esce a fine estate, cioè siamo già in autunno, ma è un mio modo di essere resistente al fango del mondo, ai cattivi sentimenti, a quello che ci circonda e ci sommerge. E ci sommerge purtroppo di tristezza a volte, no? Di rassegnazione. Quindi invece deve esserci una parte di noi che resiste a tutto questo, alle guerre, resiste. È un momento storico, lo dicevo prima a una ragazza, molto difficile per tutti noi e lo è davvero, cioè credo che sia davvero un momento storico difficile, però credo che l'umanità, sì, umanità significhi anche trovare sempre quella luce, quell'illuminismo, non solo però razionale, anche dell'animo. Anche spirituale per andare avanti. E quindi io canto l'estate significa questo, reagire a tutto il rumore che ci circonda cercando di piantare qualcosa che un domani possa diventare albero, albero della vita. Rinasce un fiore sopra un fatto brutto, per citare Lucio Dalla. Sì, poi qualcuno mi dice che questa canzone rievoca De André in un certo senso. Io sicuramente sono molto legata ai cantautori italiani, sono cresciuta ascoltandoli e credo anche molto nel valore del testo, anche in un testo che non debba necessariamente essere modaiolo. E a volte si dice i testi devono essere semplici, secondo me i testi devono essere sentiti. E è una canzone questa che sento molto e la sento più adesso di prima, in virtù proprio di questo momento storico. Tra l'altro sono onorata di aver vinto il premio Dino Campana, il premio musicale dedicato a Dino Campana. Con questa canzone, quindi con il testo, perché insomma sono stata aggiudicata da persone che frequentano la poesia e la cosa mi onora perché io credo che il mondo della poesia e della canzone, sebbene siano due mondi specifici diversi, però a volte si tocchino e quindi sono onorata anche di questo e spero vi piaccia, soprattutto che vi porti conforto, speranza e coraggio. Va bene, grazie mille. Ci vediamo al premio dei premi, di cui sarai ancora una volta conduttrice. Sarò conduttrice insieme al caro Enrico De Regibus e sono sempre felice di ascoltare colleghi e colleghe giovani. È meraviglioso poter ascoltare la musica che circola. Quindi domani sera presenterò e ascolterò anche con molta gioia chi è arrivato in finale, cioè che poi sono i vincitori dei premi dedicati ai cantautori. Grazie mille, a Grazie a presto e in te. bocca al lupo per tutto. Buona a tutto. Ciao, grazie.